Bonjour! Li ho fregati perché pensavano iniziasse con ciao ragazze! I said it just for you. Ok, ciao ragazze! Bonjour! Bonjour! Siamo qui con i miei olandesini preferiti, my favorite Dutch is hello or Danish Hi. People. According to Tomasz, we are Danish, so... Yeah. Sometimes you are. Sometimes, apparently I'm Danish. I didn't know it, but apparently I am. Are you happy you're Danish? Yes. I'm a proud Danish person. Person. Stiamo facendo colazione ed io ho questa roba sfigatissima perché il mio stomaco ancora non sta benissimo, nel senso che lo sento che è un po' ancora non proprio al 100%, quindi mangerò questa mousse di mela e pera molto sfigata. Poi una tisana, beh, la mia tisana preferita, more lampone, no more lampone, vaniglia lampone, notare la tazza bellissima di Minù degli Aristogatti, ragazzi, questa tazza possibilmente ancora più bella, con l'unicorno e con i glitter. E poi, allora, mangerò una banana e se me la sento una crostatina alla marmellata, non sono certa di mangiarla però. E poi abbiamo un sacco di altre robe buone che io non posso mangiare, tipo la Nutella che hanno portato loro, però non posso mangiarla, tipo la marmellata che però non posso mangiare, e c'è i succhi di frutta che manco quelli mi sento tanto di mangiare, di bere, però latte alla mandorla forse sì. Ok, ci siamo, io sono pronta, non mi truccherò perché non voglio far perdere troppo tempo ai ragazzi che vogliono uscire eccetera. In realtà quello che faremo adesso è, allora, io ho un sacco di giochi per il Super Nintendo, per il Game Boy, vecchissimi, tipo degli anni 90, e loro sono pazzi per questi giochi, ok? Cioè loro impazziscono. E ho promesso che se li trovo, quelli che trovo glieli regalo, perché loro fanno collezionismo, cioè pazzi proprio. E quindi adesso stiamo andando in cantina a casa della mia mamma a scovare vecchi giocattoli per me, che voglio ritrovare, se in che condizioni saranno non lo so, e giochi per loro. Quindi adesso andremo a munirci di tipo guanti e roba per andare a scavare, a cercare, cioè a scavare, a cercare tra una montagna di roba. E questa è la nostra... il nostro piano per questa mattina, ok? Cioè quello che vogliono fare è questo, io faccio scegliere a loro, sono in vacanza, quindi andiamo a fare questa caccia al tesoro. E per fortuna oggi pomeriggio vado a fare le unghie, perché non so se vi rendete conto ma sono veramente disastrate, non vedo l'ora. Ieri erano chiusi da Goran, domenica, lunedì sono chiusi, finalmente oggi martedì riesco ad andare a fare le unghie. Ed è arrivato anche Tomas dal lavoro, ciao pupetto. Siamo tornati a casa e vabbè, non abbiamo trovato tantissimo in realtà, solo questa borsa piena di giocattoli che comunque erano salvabili. Non ho trovato nessun gioco per loro purtroppo e non ho idea di dove siano tutti i videogiochi che avevo, però ho trovato diverse cosine di Sailor Moon, qualche Polly Pocket, ma non vi anticipo troppo perché voglio fare il video, quindi molto probabilmente domani filmerò il video su queste cosine, vi farò vedere tutto. Adesso invece vado a truccarmi e poi vado a fare le unghie finalmente, e mi accompagna anche Demelza, quindi sono contenta. Nel frattempo stiamo ascoltando Zucchero. Eccoci qua, sono con Demelza. Ciao! Che mi accompagna a fare le unghie, sono molto contenta, così chiacchieriamo e stiamo insieme. Siamo quasi arrivate in realtà. Questa è la bellissima piazza Ponte Rosso, c'è anche un bellissimo sole. And we go this way. Okay. Eccoci, ci siamo! Ci siamo finalmente, mi piace un sacco perché molto spesso questa saletta privata è diversa, per la compagnia è viva! It's so great to see you here, to have you here. Yes. I'm so happy. I'm so happy to be in Trieste. You like it? Yes, you have to like it more than Verona. You can say that Verona is prettier. Verona was really Verona, nice. Yeah. Verona is really, dreamy. Really pretty. At least on the same level, I hope. Yeah. Okay. Oh my god, what happened? I almost kicked something over. Oh, the thingy. Yeah. E qui abbiamo tutto la corrente, non vedo l'ora, perché le mie unghie, come vi dicevo, è passato davvero troppo tempo, cioè notare, tra il mare, eccetera, eccetera, e si è praticamente pelato un pezzo di smalto, non è rotta l'unghia, è solo un pezzo di smalto che se n'è andato, finalmente, ah! E penso sceglierò sempre quello nude, che già intravedo là sotto. Ci siamo, finalmente! Il semi permanente,
Evviva, adesso stiamo togliendo lo smalto che avevo su e tra poco mettiamo quello nuovo. Ok ragazzi, abbiamo finito e questo è il risultato finale. Come al solito uso questo nude, appunto, lo dicevo anche nelle storie, sono fino a quando non mi stufo, uso questo, è bellissimo, è super elegante e va bene con tutto alla fine, perché è appunto un nude davvero neutro e super naturale e sono troppo felice di avere finalmente le unghie a posto. E come avete notato in tantissimi, da quando vado a fare le unghie da Goran sono lunghissime e devo accorciarle un sacco, non ho mai avuto le unghie così lunghe nella mia vita, quindi cioè su di me lo smalto semipermanente funziona alla grande perché me le ha rinforzate, crescono tantissimo, cioè finalmente ho le unghie lunghe che ho sempre desiderato, quindi sono super contenta, quindi grazie Goran. E adesso torneremo a casuccia, sono sempre qua con Demeter e torniamo a casuccia e ci riposiamo un po', poi mangeremo qualcosina per cena e... Right? No, yes, definitely, whatever she said. E poi forse andiamo a prenderci un gelato e forse oggi lo mangerò anch'io. I heard ice cream. You heard gelato? I heard gelato, esatto. I heard ice cream. Siamo da Sephora ragazzi, siamo venuti a fare un po' di shopping perché Demesa voleva molto andare da Sephora. I want to get everything. E quindi stiamo un po' guardando e curiosando. Ok, loro si fidano molto di me a quanto pare come cuoca, perché io adesso sto per preparare la cena ragazzi, ho fatto una mega spesa in modo che quando loro arrivavano c'era di tutto e di più, anche roba vegan per loro, quindi ho preso davvero tantissima roba e prima gli ho fatto un panino con la cotoletta vegana e con l'insalata e i pomodorini eccetera, che gli è piaciuto molto, e con l'avocado, e adesso invece... faremo, allora, per me e per Tomas la pasta al tonno con le olive e invece per loro farò la pasta con il sugo Barilla al basilico che ho controllato ed è vegano e vabbè, ovviamente c'è pomodoro e basilico, quindi questo con i pomodorini e le olive verdi, per noi invece solo tonno e olive verdi e sì, spero di non stare male, però la pasta con, perché ho ancora lo stomaco un po' sotto sopra in realtà dalle Maldive, da quello che mi è successo, ho ancora lo stomaco un po' sotto sopra, quindi devo stare un po' attenta, però secondo me un po' di olio di oliva con un po' di tonno al naturale non mi farà male, spero. E adesso mi metto a cucinare. Come non cucinare con Nicole, devo fare la seconda puntata. Ok, ci siamo. Ognuno in realtà ha la pasta che preferisce. Allora, io ho tonno e olive. Tomas ha solo tonno con la sua solita insalata con pomodorini e mozzarella. Demelza ha solo pomodoro, tomato and basil, and that's it. I gave you a small portion because you always have small portions. This is too big, but is it too big? I think it's too small. But thank you, no problem. And questo per Vic, lui ha lo stesso sugo al basilico di Demelza, appunto, ma con le olive e i pomodorini ciliegina. E qui ci sono tutte le cosine da bere. Abbiamo succo alla mela, acqua naturalmente, Coca Zero e succo tropicale. Nel frattempo ho acceso la candela nuova di My Julie Candle che mi è arrivata. La metto sempre qui in questo porta oggetti così in soggiorno. Qui ho sempre le My Julie Candle e questa è quella appunto Frutto del Drago, che ragazzi è uno dei profumi più buoni che io abbia mai sentito. Provatela, annusatela se ne avete la possibilità, è pazzesca. Di là c'è Gatto Denver che gioca con Vic ed è, sì, è davvero super, il profumo è qualcosa di paradisiaco, ma la figata più grande ragazzi è che sono arrivata al, vedete c'è il pacchettino che si vede e posso estrarlo, quindi siccome sono curiosissima di scoprire che cosa c'è dentro, perché all'interno della candela Frutto del Drago c'è un gioiello molto speciale, voglio assolutamente tirar fuori il pacchettino e scoprire insieme a voi che cosa si svela, che cosa si cela dentro questo pacchettino, e lo scopriremo assieme, quindi let's go. E ragazzi ci siamo, queste sono le mie pinze per estrarre i gioielli dalle candele, notare quanto sono professional, grazie alla mia cameraman Demelza che mi sta filmando in modo che io possa avere le mani libere per questa operazione. No, in realtà è una cavolata, è semplicissimo. Ta-ta-ra! Il nostro pacchettino con il gioiello, sono super curiosa. Adesso facciamolo sgocciolare bene di tutta la cera. Ok, spostiamo la candela che fa ancora questo profumo buonissimo. E adesso cerchiamo di aprire
Ok, ci stiamo avvicinando, ragazzi. Ok, allora già vedo che è dorata. Apriamo il pacchettino. My Jolie Candle. Apriamola insieme, vediamo, vediamo, vediamo. E ci siamo, eccolo qua. Che meraviglia. Allora, è una collana colore dorato che è davvero speciale. Di solito i gioielli sono in argento. Ed è bellissima, molto molto elegante, semplice ma elegante, si può accompagnare anche ad altre collane. Mi piace un sacco, devo dire, davvero davvero bella, wow, wow. Sapevo che era speciale il ciondolo in questa collana e devo dire che è vero, è davvero davvero splendida. Ah, ed è anche accorciabile, posso decidere la lunghezza, wow. L'ho provata! Vabbè, oggi sto indossando gioielli in argento, quindi... Ma in realtà mi piace anche mixare i due colori, però secondo me è super 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 carina. Mi piacciono le collanine che sono così semplici perché posso abbinarci altre collane. E secondo me è davvero, davvero bella. Wow. Beh, ragazzi, ormai è tardi, sono andati tutti a nanna. Beh, Tomas è andato a nanna presto perché domani lavora, e anche Demelza e Vic sono appena andati a nanna. Abbiamo chiacchierato con Demelza fino a tardi e adesso invece io mi metterò al montaggio di questo vlog, così potrete vederlo domani, sperando di fare in tempo per le 17:30. Comunque, in tanti mi chiedete un update, cerco di non parlare troppo forte, anche se in realtà le stanze sono lontane, ma non vorrei rischiare di svegliare nessuno. Comunque, in tanti mi chiedete un update sui fatti strani che succedono in casa e per il fatto dei rumori, del rumore delle porte, eccetera eccetera. Allora, vi devo aggiornare sulla situation. Allora, non sono successe più cose eclatanti in realtà, cioè il rumore della porta come quella volta non è mai più successo, se non una volta sola, ma era molto molto meno forte. Cioè, quella volta qualcuno, cioè qualcosa, non lo so, non voglio dire, cioè qualcosa, qualcuno, non voglio dire, non lo so, però in quella volta qualcuno ha decisamente shaking, come si dice, mamma mia, adesso parlo inglese con loro tutto il giorno e non mi vengono le parole in italiano, con Tomas parlo in sloveno, quindi figuriamoci. Qualcuno ha strattonato praticamente la maniglia della porta, perché quel rumore non può esserci con, non lo so, una macchina che passa, che poi le macchine sono lontane da qua, quindi non, cioè in quel momento qualcuno per forza ha strattonato la porta, perché cioè non può essere, il rumore era talmente forte, ragazzi, che i gatti e io eravamo lì, io convinta che stesse uscendo Tomas, e lui dormiva, anzi russava, e sapete come russa lui, non lo sveglia una bomba, quindi non si è accorto di nulla, ma qualcosa ha per forza smosso la porta, in modo anche molto brusco peraltro. E è successo per un'altra volta, ed ero sempre qui con Denver, Audrey mi sa che era là che stava dormendo, proprio come adesso, sta dormendo anche adesso, e ho sentito lo stesso rumore, però era molto molto più lieve. E quindi non so cosa pensare, può essere la stessa identica cosa però in modo più lieve, può essere una cosa completamente diversa che ha fatto muovere la porta, però appunto non riesco a capire, visto che comunque le strade sono lontane, quindi non può essere che siano macchine o roba del genere. Scosse di terremoto non mi risulta, quindi in realtà è molto difficile, cioè capire per me che cosa possa essere. E non altre cose strane da menzionare, ci sono a volte dei rumori che io non so proprio spiegare, questo c'è, però appunto sono semplicemente rumori che io non so spiegare, possono essere qualcosa, possono non essere assolutamente niente, quindi questo è un po' l'update, nessuna cosa eclatante, però sì, c'è sempre qualche rumorino, qualcosina, però non so, non saprei appunto descrivere, o non vorrei sbilanciarmi perché non posso sapere, cioè tutto il resto sono speculazioni, nel senso non posso, cioè per certo so dirvi solo che appunto ci sono questi rumori e
mi è successo un'altra volta che la porta si agitasse in quel modo, però non così forte come quella volta lì, e quella ce l'ho impressa nella mente. E le tovaglie, tra l'altro, non si sono più spostate da quel giorno, quindi, perché era abbastanza assurda la cosa delle tovaglie, di come le ho trovate tutte a zigzag per formare una N o una Z, non lo so, comunque non è più successo. E questo era solo l'update che volevo darvi. Adesso mi metterò davvero al montaggio di questo video. Spero vi sia piaciuto questo vlog, anche se è stato un po' sconclusionato, perché alla fine con loro qui è un po', abbiamo la nostra routine completamente sconvolta, cosa che mi rende molto felice, perché per me avere i miei amici olandesi qui è un sogno, insomma, non vedevo l'ora che venissero a trovarci. Però abbiamo un po' la routine un po' sconvolta e quindi è difficile filmare come faccio di solito i vlog, ma spero che sia uscito comunque un video decente per voi. E io vi mando un bacio grandissimo adesso, noi ci vediamo domani con un nuovo video, che sarà probabilmente, anzi sicuramente, quello dei miei giocattoli di quando ero piccolina, che ho trovato oggi nella storage coso dove ho lasciato i giochi per un sacco di anni, tipo 15 anni, quindi in realtà vedrete domani, vi farò il video con tutto quello che ho trovato e sono sicura che sarà un salto nel passato per tantissimi di voi. E basta, questo è quanto. Bacio grandissimo, a domani mia family, vi voglio bene, ciao.